sono Valeria Franco e questa è Salsa d'Arte. Nella puntata L'arte è inutile, abbiamo visto le funzioni che l'arte ha svolto durante le varie epoche storiche. Se non l'avete vista, vi consiglio di guardarla. Ma prendiamo oggi un uomo o una donna del Rinascimento che sta valutando se commissionare un'opera d'arte oppure no. Quali motivi avrebbe per farlo? Fortunatamente abbiamo un interessante documento storico che ci aiuta a fare luce sulla questione. Si tratta delle memorie di un mercante fiorentino vissuto nel 400 che si chiamava Giovanni Rucellai e che commerciava prevalentemente panni di lana. Giovanni Rucellai era un grande committente di opere d'arte e in vita sua commissionò opere da artisti del calibro quali Domenico Veneziano, Paolo Uccello, i Lippi, nonché la costruzione di diversi edifici e chiese, tanto che si meritò il soprannome di Giovanni delle Fabbriche, perché per fabbriche si intendevano gli edifici ancora in costruzione. Ecco che da anziano Giovanni Rucellai scrisse le sue memorie, Lo Zibaldone, nel quale emergono i motivi che lo hanno spinto durante tutta la sua vita a commissionare opere d'arte. Vediamoli. Il primo motivo è semplicemente quello di possedere cose belle, oggetti di elevata qualità, realizzati dai migliori maestri del suo tempo. E qui cito, opere di mano dei migliori maestri che siano stati da buono tempo in qua, non tanto in Firenze ma in Italia. Il suo è proprio il piacere di circondarsi di cose belle, di guardare bei dipinti. Il secondo motivo, per rendere onore a Dio. Infatti spesso i dipinti o le opere non si commissionavano per casa propria, ma per decorare una chiesa, magari si commissionava la pala d'altare o si faceva affrescare una cappella. Questo valeva come opera pia e si guadagnavano punti per il paradiso. Il terzo motivo, per rendere onore alla città. Che meraviglia! Chi oggi penserebbe a una cosa del genere, al rendere onore alla propria città? Rucellai mostra di avere proprio una forte coscienza civica. E diciamo che ci è proprio riuscito, grazie alle sue commissioni e a quelle di altri nobili come lui, Firenze è diventata una città meravigliosa ed è conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue opere d'arte. È una vera e propria meta di pellegrinaggio per gli amanti della bellezza. Il quarto motivo, per la memoria di me. Tramandare il proprio nome ai posteri era molto importante ed è un concetto antico e l'essere umano ha sempre cercato un modo per rendersi immortale grazie alla fama. Questo non vale soltanto nel caso in cui si faccia un proprio ritratto, ma anche quando il proprio nome è legato a delle grandi gesta. Ecco, c'è chi compie delle grandi gesta in abito militare e chi invece in abito dell'arte. Il quinto motivo, per il piacere di spendere bene. Rucellai era un uomo facoltoso, quindi anche questo era un concetto importante e saper spendere bene era considerato un merito per le persone come lui, molto di più che il semplice accumulo che sarebbe stato considerato avarizia, un peccato mortale. Spendere bene significa anche spendere il giusto, quindi non esagerare, non lasciarsi andare al lusso sfrenato. E paradossalmente acquistare dipinti è un ottimo affare in termini di qualità-prezzo. A noi sembra assurdo, ma all'epoca investire in un quadro, in un dipinto, era un investimento abbastanza a buon mercato. Rifare i pavimenti di marmo ad una chiesa o commissionare una campana di bronzo sarebbe stato molto più costoso. Gli artisti erano molto apprezzati, ma erano pur sempre degli artigiani e la loro paga era contenuta. Concludo questa puntata con un'altra citazione tratta sempre dalle memorie di Giovanni Rucellai, che trasmette proprio la sua soddisfazione di aver dedicato la vita a commissionare opere d'arte. Tutte le sopradette cose m'hanno dato e danno grandissimo contentamento e grandissima dolcezza, perché riguardano in parte all'onore di Dio, all'onore della città e a memoria di me. Grazie per avermi seguito, se vi è piaciuta questa puntata mettete un like con il pulsante qua sotto e ricordate di iscrivervi al mio canale per continuare a condire la vostra vita con salsa d'arte.